Ma insomma, che andiamo poco purtroppo davanti alle fabbriche, sono il primo io a dirlo, in questi Altro anni colpo c'è di stato scena, David. questo, però non s'azzardi Salvini a fare dei paragoni impropri, ecco, se vuol fare un giro di un po' di fabbriche lo prendo su e gli spiego la strada, in tutta Italia. Questa cosa di appropriarsi della sinistra, quello della sinistra è abbastanza patetico, no? Lo so anch'io che Trump ha vinto con le tute blu, ma poi ha tolto le tasse ai ricchi, ha smantellato un pezzo di riforma sanitaria. È quello che sta facendo lui. Però lei ha appena Far fare la detto. flat tax e Però dice lei ha che va appena. incontro gli operai. Li va Sì. incontro col carro armato, gli operai. Però lei ha Lo appena detto che ci chiuderei. andate poco. Questo mi ha colpito. Che Oggi, questa bisogna sera, è un andarci di. Bersani Ma sì, spiazzante. ma perché? Perché si fa fatica perché il centro-sinistra ha fatto alcune cose che non sono piaciute al mondo del lavoro. Dobbiamo È chiudere, ora di Bersani. Si dirlo. sta riavvicinando al PD? La testa. Chiudete, No, però la i titoli prenderà la scorrono. testa del Ma la PD di testa del PD Zingaretti? la prenderà? No, guardate, in una battuta, questa storia, per fare l'alternativa a questi qui, la storia del PD con i sette nani attorno Oddio. non funziona. Ci vuole una cosa nuova. Io ci sto una cosa Un nuova. nuovo partito. Un percorso. Se vediamo se è un Ora noi partito, dobbiamo. un'alleanza. Però bisogna tirare una riga su questi anni, chiamare a raccolta tutti quelli disposti a costruire un'alternativa a questa roba qui, dire che non si è azzeccato tutto in questi anni, rivolgersi anche a quell'elettorato che ha votato per i 5 Stelle, diciamo che adesso non sa cosa fare, e mettere in moto un percorso. E E alla fine di questa. questo percorso c'è una coalizione, Dobbiamo c'è un nuovo chiudere. partito, È un'altra si vedrà. puntata A molto domani. impegnativa. Domani, Domani. puntata lunga con tutti gli approfondimenti. È un bellissimo reportage che ci racconta com'è la Libia. Grazie a Ferruccio e Bortoli. Domani 8:30 in Grazie. onda. A domani.